Grazie Presidente. Gli eventi drammatici di maltempo delle scorse ore che hanno investito l'Italia, in particolare la fascia adriatica, hanno colpito duramente la Regione Marche. Una vera tempesta di pioggia, venti fortissimi, ha devastato la riviera del Conero. La spiaggia di Numana è stata davvero cancellata in poche ore e ridotta in una montagna di detriti, stabilimenti, chalet che hanno perso tutte le strutture. Con Numana è stata colpita Sirolo, Senigallia, la costa fanese fino a Pesaro. Un disastro, Presidente, che poteva finire malissimo. Abbiamo visto immagini impressionanti, migliaia di persone, di lavoratori, di pescatori, migliaia di turisti hanno assistito davvero a qualcosa di impressionante. Ed una persona, e siamo vicini ai suoi familiari, è morta di infarto ad Osimo durante la tempesta. Allagamenti, alberi caduti, strade bloccate, incidenti, edifici danneggiati. Anche in tutto il sud delle Marche, Recanati, Porto Recanati, Grotta a Mare, San Benedetto, Cupra Marittima, molti danni nell'entroterra, voglio citare la Vallesina e il Maceratese, danni economici per le attività turistiche che si stanno contabilizzando e sappiamo che sono enormi. Ci sono imprenditori, lavoratori, ci sono sistemi territoriali che devono potersi immediatamente rialzare e che mai come oggi hanno bisogno della politica, perché questi eventi rischiano di essere una mazzata durissima per una stagione turistica che già un pessimo maggio a livello meteorologico aveva messo in difficoltà. Ieri c'è stato il sopralluogo del Presidente della Regione. Io voglio dire la vicinanza ai sindaci. Chiediamo che venga subito accolta la richiesta dello stato di calamità e di emergenza. Sono eventi drammatici, Presidente, dovuti ad un eccesso di inquinamento, dovuti a un eccesso di emissioni di gas, hanno ripercussioni enormi anche per l'agricoltura e ci consegnano una consapevolezza e l'urgenza di cambiare il modello di sviluppo, di agire sui processi produttivi, perché c'è un punto di non ritorno che stiamo superando e dobbiamo dire basta con l'egoismo e con il cinismo di una politica cieca che fa gli interessi dei poteri più forti, di un capitalismo feroce, lo dobbiamo alle nuove generazioni, ai tantissimi ragazzi, Presidente, concludo, che nelle piazze in tutti questi mesi reclamano futuro per il nostro pianeta e per tutti quelli che ci vivono. Grazie. Grazie, senatore Verducci.